Amici di ItalAmerica TV, ciao e benvenuti a Las Vegas! Las Vegas è una città degli Stati Uniti d'America, capoluogo della contea di Clark, nello stato del Nevada. È famosa per essere la capitale del divertimento, dello shopping e del gioco d'azzardo, in rivalità con la paragonabile città di Reno. Quello che viene comunemente chiamato Las Vegas è in effetti un insieme di unità amministrative diverse: la città di Las Vegas, propriamente detta, la città di Nord Las Vegas, la città di Henderson e inoltre una vasta area unincorporated, cioè non costituita in città ma sotto la diretta gestione della contea, area che include la Strip, una lunga strada, per la maggior parte dritta o lievemente curva, agli lati di essa sono presenti molti negozi, hotel e casinò. L'area metropolitana di Las Vegas, che comprende tutta la contea di Clark, è quella più forte crescita demografica negli Stati Uniti. Nel 2005, secondo le stime, era abitato da circa 1.950.000 persone. Si trova circa 270 miglia a nord-est di Los Angeles. Il gioco d'azzardo legalizzato, la disponibilità di alcolici ad ogni ora del giorno e della notte ed una certa scelta in fatto di spettacoli per adulti, non la prostituzione che nella contea di Clark è illegale, hanno procurato a Las Vegas il soprannome di Sin City, città del peccato. Ma l'amministrazione locale e l'ufficio del turismo preferiscono di gran lunga the entertainment capital of the world. Assieme all'economia, anche l'immagine della città è in forte crescita, ne è testimonianza il fatto che, negli ultimi anni, è stata frequentemente scelta come ambientazione per serie televisive e film di grande successo. Il nome Las Vegas deriva da un termine spagnolo che significa i party. Nella zona esistevano infatti dei pozzi d'acqua che tenevano in vita alcune aree verdi. Il nome di Las Vegas viene spesso attribuito anche ad aree urbane che la circondano, ma non ne fanno parte dal punto di vista amministrativo. Ad esempio, una buona parte della Strip, la porzione della Las Vegas Boulevard lungo cui si allineano i casinò e gli alberghi più famosi. Essa si colloca in un'area denominata Paradise, e al di fuori della Las Vegas propriamente detta. Il 3 maggio 1844 John C. Fremont entrò nell'area di Las Vegas, che apparteneva ancora al Messico, a capo di una spedizione di scienziati ed esploratori statunitensi. Il 10 maggio del 1855, in seguito all'annessione messicana da parte degli Stati Uniti, Brigham Young incaricò 30 missionari mormoni comandati da William Rivers nella stessa area per convertire gli indiani in paiute. Venne costruito un forte vicino all'odierna downtown che serviva come stazione di posta per i viaggiatori lungo il corridoio mormone tra Salt Lake City e la nuova colonia di San Bernardino, in California. Las Vegas venne fondata come un villaggio ferroviario il 15 maggio del 1905, quando in quello che oggi è il centro di Las Vegas vennero messi all'asta 44,5 acri di terreno della San Pedro, Los Angeles and Salt Lake City Railroad, una società ferroviaria che era posseduta da William A. Clark, senatore del Montana. Las Vegas fu parte della contea di Lincoln fino al 1909, quando divenne parte della neoformata Clark County. Las Vegas divenne una città a tutti gli effetti il 16 marzo del 1911, quando adottò la sua prima carta di diritto pubblico. Viva Las Vegas, turning day into night time, turning night into daytime if you see it once. Bright light city, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. There's a thousand pretty women waiting out there. They're all living the devil may care, and I'm just a devil with love to spare. So viva Las Vegas, viva Las Vegas. Bene amici, il nostro viaggio attorno alla città di Las Vegas finisce qui. Arrivederci al prossimo alla scoperta di un'altra fantastica città americana. E non dimenticate www.italamericatv.com. Ciao!